benvenuti alla 32esima assemblea 22esima. Di formazione distrettuale, anno 2016-2017. Salutiamo e diamo il benvenuto alla nostra governatrice Mirella Guercia e ad Antonio. Ai governatori emeriti, PDG Riccardo Giorgino con consorte Lia. PDG Tommaso Alfredo Curtotti con la consorte. Anna, come si chiama? PDG Luigi Mariano Mariano e consorte. PDG Vito Andrea Ranieri e consorte. PDG Domenico Lamastra e consorte. PDG Sergio Di Gioia e consorte. PDG Vito Casarano e consorte. Non c'è la consorte. Non è arrivata più? No, no. PDG Giambattista De Tommasi e consorte. PDG Marco Torsello e Lucia, non c'è? Avevo informazioni sbagliate. PDG Rocco Giuliani e consorte, qui c'è perché l'ho vista. PDG Luigi Palombella e consorte. Salutiamo Luca Gallo con la signora Dina. Giovanni Lanzillotti e consorte. Donato Donnoli e consorte. Saluto il segretario distrettuale Nicola Netti, il tesoriere distrettuale, Di Gioia l'ho già salutato, il prefetto distrettuale, gli assistenti del governatore, i presidenti dei club ospitanti, le autorità civili, tutte le amiche, tutti gli ospiti. Devo salutare, il governatore di un distretto della Norvegia, Jan Moslet. E tra le autorità presenti saluto il sottosegretario Donghia. A questo punto dobbiamo fare passare ai... Cosa? Ho detto le autorità civili. A questo punto invito il presidente del club a farci Colucci a cominciare con i saluti. Buongiorno. Autorità rotariane e civili, cari amici, gentili ospiti, per i Rotari di Ostuni, Valedite, Rosa Marina e di Fasano, è un piacere ed un onore ospitare questa 22esima assemblea e quindi ringraziamo gli organizzatori ed in particolare Luca Gallo, governatore eletto, per aver scelto questa location di Carovigno, che è la mia città e ha da sempre una vocazione turistica. L'assemblea distrettuale è una straordinaria opportunità di incontro per conoscere i programmi, i progetti, le attività di service dell'anno rotariano che oggi ufficialmente si apre, per condividere le linee guida del Presidente internazionale, nonché una magnifica occasione per scambiare idee e rafforzare i rapporti di amicizia, per interagire come soci, come club, come commissioni distrettuali, per vivere appieno la sinergia tra Rotary International, distretto e club. È bello che voi siate qui per confermare insieme che Rotary è una scelta di vita, ricca di grande spiritualità e di eticità, attraversata dalla dimensione profetica del servizio e che i suoi valori e le sue idealità, servizio, amicizia, diversità, integrità, leadership e la sua mission, servire gli altri al di sopra di ogni interesse personale,
e la sua vision migliorare il mondo sono più attuali che mai. Benvenuti quindi, il nostro abbraccio è quello dei soci dei nostri club, ricco di tanta calorosa amicizia, vi raggiunga tutti e vi accompagni per tutto il corso dei lavori di questa assemblea, e in particolare faccio sentire a casa il governatore eletto Luca Gallo, a cui va un grandissimo applauso e il nostro forte bocca al buco. Grazie. Adesso c'è la ritualità dell'appello di tutti i club del distretto 2120. Il nostro distretto ha una storia decennale, è sorto come sapete nel 95 e raggruppa ben 54 club, tutti fortemente radicati ed individualizzati sul territorio della Puglia e della Basilicata. Siamo tutti club di servizio e cerchiamo di rappresentare un punto di riferimento in tutti gli ambiti professionali, economici, sociali della nostra terra. Di questo andiamo fortemente fieri. Vogliamo far sentire a Luca Gallo l'impegno, o meglio il nostro rinnovato impegno a servire insieme al distretto sul territorio, perché possiamo fare veramente tanto per il nostro territorio. Siamo fieri e onorati di fare questo, di far parte del distretto, e allora ci presentiamo e confermiamo questo nostro orgoglio club per club. Allora, il club del governatore eletto Acquaviva delle Fonti Gioia del Colle.
benvenuta tra di noi. Quercia. Sì, è alla sottosegretaria, la fai parlare dopo. Il sottosegretario, la fai parlare dopo. Alza questa. Buongiorno a tutti. Luca, mi emoziona sempre questo momento. Grazie. Mi sono emozionata io l'anno passato e ho provato la stessa emozioni adesso per te. Grazie. Comincia un anno entusiasmante e sicuramente sarà così, lo è stato per me e credo che lo sia stato per tutti gli amici governatori. Essere alla guida di questo meraviglioso distretto dà davvero tante tante soddisfazioni, affetto, rispetto, onori, davvero conoscere tanta gente nelle visite è una esperienza esaltante, anche però un po' defatigante. Preparati anche a tanta stanchezza, però davvero io ricomincerei. Una volta che finisce ti senti stanca, ti senti, però ti dispiace anche che sta per finire una cosa così bella, davvero bellissima. Anche solo vedere tutto questo concorso di amici, amici volontari, amici che nessuno costringe a essere qui, che sono qui in nome di quei valori in cui tutti crediamo, in nome dei valori del Rotary, di quegli ideali che ci spingono a stare insieme per cercare di migliorare il mondo e per cercare di essere dono per il mondo, come ha detto Ravi, il presidente di quest'anno, e di essere sole per la nostra terra, come dice il motto che io ho scelto. Io ti auguro, Luca, di avere un anno eccezionalmente esaltante, come è stato per me, ripeto l'aggettivo perché per me è stato davvero così, di provare le stesse emozioni che ho provato io, e ti dico anch'io un grande in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie Mirella. Adesso passo la parola alla governatrice dell'Inner Will, Anna La Penna Cocciolo, per un breve saluto. Grazie. Dove girare di là? Vi saluto tutti con l'affetto innerino rotariano di cui sono capace e ho colto con molto piacere l'invito che mi è stato rivolto di essere presente qui tra di voi a celebrare appunto un momento così solenne, così importante per noi, quello del cambio delle consegne, quello di riconfermare, se mai ce ne fosse bisogno, la vocazione autentica a cui la nostra appartenenza alla comune istituzione rotariana che ci lega e che ci impegna a
a valori nobili come quello del dono del nostro tempo, delle nostre energie, delle nostre esperienze professionali e umane, da fare a chi è meno fortunato di noi. Se oggi noi siamo qui, piuttosto che in giro a fare shopping, mi riferisco soprattutto alle signore, o a godere di un fine settimana tutto ludico, è perché sentiamo nell'animo la necessità di rivolgerci. C'è anche il sindaco di Carovigno, credo che sia venuto. Di rivolgere. Però facciamo parlare prima il sottosegretario, credo, a livello politico. E la nostra solidarietà. Prima dei sindaci? Credo che venga prima Angela Donga. Noi certo siamo. Credo che così, secondo la. In una condizione privilegiata, se vogliamo. Viviamo negli anni. Rispetto anche di. Siamo ben introdotti. Sì, al MIUR, del MIUR. MIUR, Ministero di Istruzione e Ricerca Scientifica. Intorno a noi c'è un mondo che ha perso la bussola e il sonno della ragione, si sa, genera mostri. E mai come in questo momento, questa stagione storica che ci è toccato di vivere, io credo che il mostro sia sotto gli occhi di tutti. Questo non era il vostro. Ha bisogno di noi il nostro territorio. No, sta là. Hanno bisogno di noi i nostri giovani privati di ogni certezza. Ha bisogno di noi la nostra cultura, che mi sembra sia stata smarrita. Hanno bisogno di noi quelli che sono vicino a noi, ma anche chi è lontano da noi, solo geograficamente. Oggi io ritengo che più che mai ci sia bisogno di un grande impegno e di una grande passione sociale, culturale, umana. Il Rotary e l'Innerwil insieme possono amplificare il loro potenziale di servizio. Insieme possiamo fare grandi cose, come è accaduto qualche anno fa. Per esperienza diretta vi dico che, condividendo un service rotariano partito dal professor biologo marino, mi sfugge il nome in questo momento, e promosso dalla mia governatrice Lia Giorgino a favore delle popolazioni dei paesi poveri, si trattava di coltivare e poi essiccare e poi distribuire agli affamati la spirulina platensis, che voi sapete essere capace di nutrire ad altissimi livelli. Ebbene, quando io, in qualità di presidente, misi in mano della governatrice Lia Giorgino un assegno consistente, frutto di lavoro, di impegno defatigante, avevamo fatto dei servizi, di tutto di più si era fatto per raccogliere i fondi. Ecco, io in quell'occasione, quando misi in mano alla signora Giorgino questo assegno consistente, che io a titolo personale non avrei mai potuto consentirmi, bene, io mi sentii gratificata, mi sentii felice, perché
sappiamo bene che il bene fa bene. Ecco, in nome di questo bene che io mi auguro venga distribuito a larghe, a larghe mani dall'Inner Wheel e dal Rotary insieme quest'anno, io vi saluto e vi auguro un felice anno sociale. Grazie Anna per averci riportato la tua esperienza e un'esperienza comune a molti rotariani. A questo punto inviterei a un breve cenno di saluto il governatore del distretto 2275 della Norvegia, Jan Moslet. Evidentemente non sono il governatore della Norvegia, la barba c'è. Io sono Stefano Salvatore, il presidente del club Brindisi Valesio di quest'anno, quindi uscente. Perché Jan Moslet è una delegazione della Norvegia? Perché noi abbiamo avuto un gemellaggio quest'anno, in cui c'è stato un viaggio di 8 di noi che sono andati in Norvegia, a Trondheim, a settembre. E il governatore di questo distretto è anche socio del club con cui abbiamo avuto il gemellaggio, e quindi adesso ci stanno restituendo la visita e abbiamo l'onore e l'opportunità di salutare sia il governatore che alcuni soci del club. Grazie. Hello. Hello. District Governor Mirella Garcia, District Governor-elect Luca Gallo, Presidents, Rotary Friends and Friends of Rotary. I'm so happy I've been invited to the District 2120 conference here in Brindisi in Puglia. It's already 8 months since your district visited Trondheim and our conference in District 2275. It was a great pleasure to have visitors from so far away, and I really hope you enjoyed your stay and got a good impression of our part of Norway. Since your visit, I, as a governor, has visited all my 49 clubs with 1,450 members in a district which, if you turn it upside down, will reach from Oslo to Istanbul. It has been a long travel, 2 to 4 days a week, from middle August until Christmas. But I met so many fantastic Rotarians on my trip, and I'm sure the future life in District 2275 is secured for a long time. During my visit here, I'll try to compare with what I see of Rotary here with what I know about my own district. I think and I hope to see that the differences will not be overwhelming, because we are all in the big worldwide Rotary family with solid Rotarian traditions, which should be a warranty of equality. A common problem among clubs in Scandinavia is the lack of members. In D2275, we have lost 16 clubs in the last 5 years, and about 500 members have left us. Combined with this, our members are growing older and older, and I would not be surprised if the clubs here recognize the same problem too. There are 3 couples from Trondheim to visit your conference and your marvelous district. We are representatives for Huseby Flatås Rotary Club in the southern part of Trondheim,
started in 1982. The club today have 17 members, and the members did a great job last year planning and fulfilling the district conference. The program for your conference is very exciting, and we look forward to participate in the conference activities. We are also very happy that we can join you in social events during the conference. Before I leave the podium, I will present my friends. So I ask District Secretary Torbjørn Akersven and his wife Kate to enter the podium. I also invite leader of international committee in our club, Bjørn Aas, and his wife Carmilla to enter. And at last, but not least, my wife, Guide. Da dove scendo? Ah, vogliono fare la foto. Un attimo che forse... Tu non hai il coso del distretto, non ce l'ha? Ah, we are very happy to be here and we want to give some signs of our greatness. So I'll be asked District Governor Mirella Garcia, Mirella, and District Governor-elect Luca Gallo to join us. First of all, I want to thank you for kind regards to send to our conference in September. Sì, sì. I translate for you. Okay, yes, okay. Thank you. I'm sorry you couldn't join us there, but I hope you'll get messages that the people who was there was pleased, satisfied. And the city is past 1,000 years, and I hadn't thought to be 1,000 more, so you have plenty of time to come and visit us. As an attitude of our greatness, I first will give you the flag of our district. Del distretto. Prendi tu che sì. Just a second. Grazie. If you all can see, it's the blue part of the map. So our district covers the most of Norway. And is the world's northernest district. Grazie, grazie mille, gentilissimi. Io spero di poter venire a visitare, a ricambiare questa visita in Norvegia. Speriamo bene. She hopes to have the possibility in the future to visit you and your district. Questo è del, del club che è il bello del Rotary è proprio questa possibilità di intrecciare rapporti e amicizie con le persone anche più lontane, che però condividono gli stessi valori. Siamo amici nel Rotary. We are friends in Rotary. Yes. And I'm glad you want to come to Norway and to excite your appetite for Trondheim and Norway. I want to give you a booklet which tells you a lot of Norway and of Trondheim, and it's in Italian. Mm, okay. It's Italiano. It's one for you and one for Luca. Thank you. Grazie.
Grazie. Then I say again, thank you for your invitation. Hope to see you in Norway. I hereby have the pleasure of inviting you to our district conference, which is next year is in the northern part of Norway, in the middle of our district, in Troms. And the city is middle September, 19th September. So you are very welcome, as all of you are welcome to Horstland, the district conference. Thank you. No. Io dico solo lo ringrazio. Bene, io desidero ringraziare il governatore, questo dà un tocco di internazionalità alla nostra assemblea, per cui lo ringrazio e speriamo di incontrarci al loro congresso che faranno appunto presso il loro distretto. Grazie. A settembre. Then I say thank you to all of you and wish you and the Rotarians in your district a happy future. Thank you. Ah no, questi. Il Rotary è anche amicizia, il Rotary è anche scambio. Grazie. Adesso c'è nuovamente una modifica rispetto alla scaletta che trovate in programma. Approfittiamo della presenza del sottosegretario al MIUR, la dottoressa Donghia, per un breve saluto ai presenti. Grazie dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Innanzitutto grazie alla signora Mirella che finisce quest'anno rotariano e grazie a Luca Gallo, presidente eletto, per l'anno rotariano che sta per iniziare. Dico grazie perché io penso che tutto il paese e tutti i cittadini di questo paese, ma del mondo, debbono dire grazie a Rotary, che come altre grandi associazioni nel mondo si prodiga per fare quello che molte volte non si riesce a fare con altri mezzi. Quindi il Rotary è amicizia e servizio, più che altro è valore. Oggi abbiamo tanto bisogno di valore. Abbiamo anche bisogno di etica, abbiamo bisogno di buoni rapporti, abbiamo bisogno di passione, di amore, abbiamo bisogno di riportare quelle cose certe, concrete, quei pilastri che hanno fatto grande la nostra società italiana, il mondo civile, di riportarli al centro dell'attenzione. Io penso che i rotariani sanno fare molto bene questo, sanno essere amici tra di loro, ma sanno portare la loro amicizia, il loro saper fare, le loro buone pratiche là dove serve. Io mi sento in parte rotariana, essendo moglie di un rotariano di questo distretto, quindi amica di tanti di voi. Penso che la sfida che abbiamo davanti a noi per i prossimi anni è una sfida ardua. Gli eventi che purtroppo ogni settimana ci colpiscono sono sempre gravi, sono sempre complessi, sono sempre dolorosi. E questa è una sfida che un progetto e un'associazione come Rotary possono affrontare con la schiena dritta e con la testa alta, perché i rotariani possono guardare in faccia il mondo, possono guardare in faccia chi incontrano con fierezza. C'è bisogno tanto di questo oggi. Io vi auguro di continuare il vostro lavoro.